Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 21 settembre. La cosa più importante che è successa, a mio avviso, oggi sui giornali è un articolo che ha scritto Daniele Capezzone sulla verità. Ed è il motivo per il quale io sono, come posso dire, questa è una brutta giornata, è una bruttissima giornata. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi che vi state per collegare in diretta. Rita, Francesca, tanti amici, Carolina che vi sento spesso. Che cosa è successo? Ce lo spiega oggi, come si chiama, Capezzone sulla verità. C'è un signore che ogni tanto vedete anche in trasmissione da noi, che si chiama Gervasoni, fa il professore di storia, che insegna oltre che a Cassino anche alla LUIS, che è l'Università della Confindustria. E quest'estate, anzi prima dell'estate a giugno, si è permesso di fare un tweet. Lui fa moltissimi tweet, diciamo, fuori dall'attività universitaria, fuori dagli impegni universitari, e come sempre avviene, i tweet sono molto personali, sono l'espressione della libertà di pensiero e di parola. E in uno di questi tweet dice che sulla Sea Watch sarebbe dovuto avvenire, cioè, quello che aveva proposto la Meloni, cioè un blocco navale, si affondino oppure si faccia qualsiasi cosa per non far arrivare più le navi delle ONG in Italia. Posizione può essere piacere, non piacere, può essere più o meno interessante, può essere condivisibile, non sto entrando su questo merito, però c'è entrato il consiglio di dipartimento della LUIS, che è fatto da gente che per il 90% è di sinistra. Questi signori non hanno accettato che Gervasoni scrivesse e dicesse queste cose qui, e a luglio, mi sembra, hanno deciso di farlo fuori dall'incarico universitario di storia. Sia chiaro, Gervasoni, e non ho modo di, e qualcuno di voi forse l'ha visto in televisione da me e potete vedere tutte le sue puntate in televisione, è una persona pacata, non ha nessun orientamento politico nelle sue lezioni, ma c'è una cosa che quando usa Twitter dice come la pensa, è uno spazio di libertà che si è tenuto. Spazio di libertà, sia chiaro che molti dei professori della LUIS che scrivono i programmi del PD, che sono amici di Renzi, che gli leccano il culo quando arriva all'università, non hanno. Questo invece non lo fa e lo cacciano dall'università. Ma siccome sono dei vigliacchi, come tutti i censori sono dei vigliacchi, fanno orrore, fanno schifo, questi professori fanno schifo e dovrebbero insegnare a dei giovani studenti come affrontare la vita, e questi non sanno affrontare la dignità della loro, non lo mandano via subito, aspettano che cada il governo e gli comunicano quando cade il governo giallo-verde. Non si sa mai che qualche leghista possa difendere Gervasoni, che Gervasoni ovviamente non ha la più pallida idea di chi siano. Bene, lo fanno fuori quando cade il governo. Questa è la storia raccontata da Capezzone. Capezzone poi ricorda che è la stessa università che ha dato 4 corsi di laurea, 4 corsi a Roberto Napolitano, ex direttore del Sole 24 Ore, che per ammissione loro truccava i numeri di vendita del Sole 24 Ore, li truccava, e uno dei 4 corsi, che poi grazie a Dio si sono accorti di aver esagerato, era su management giornalistico. Questa è la LUIS. Allora, io in questa rassegna stampa un po' diversa rispetto al solito, io chiederei a Galli della Loggia, che oggi mi spiega della libertà sul Corriere della Sera, chiederei a Ricolfi, che oggi mi scrive sul Messaggero, dove scriveva anche Gervasoni, ma sono convinto che, la Severino, che è alla LUIS e che è al Messaggero e che è amica dell'editore di Caltagirone, non lo farà scrivere più al Messaggero. Ma lasciamo perdere tutto questo. Io chiedo a Ricolfi, a una persona libera come Ricolfi, chiedo a Galli della Loggia, chiedo a Pane Bianco, chiedo a quelli che piagnucolano sulla libertà del paese, sui liberali, di dire, alzare il ditino e dire: scusa LUIS, toc toc, che differenza c'è tra lo storto, il direttore generale di Repubblica, il direttore generale della LUIS pagato dalla Confindustria, oppure come si chiama quel professore che scrive sul Sole 24 Ore quei titoli europeisti, che è il preside della facoltà che ha cacciato, neanche mi ricordo, Ferrigno, come cacchio si chiama, un nome che è un programma, insomma, questi qui, io... Gli dovete fare toc toc, che differenza c'è tra questi qua e quegli studenti che non facevano parlare Pane Bianco a Bologna impedendogli di dire delle cose reazionarie? Non c'è nessuna differenza, sono dei comunisti, comunisti nel senso etimologico del termine, quelli che non vogliono un pensiero diverso rispetto a loro, neanche fascisti, comunisti, sono dei comunisti che governano l'università privata romana LUIS.
Io voglio vedere qualche professore della LUIS, la LUIS di Martino, la LUIS di Antisari, la LUIS di Daempoli, la LUIS di Pellicani, la LUIS di Infantino, la LUIS di questi giganti rivoltarsi nelle loro case di pensionati e urlare contro una università che caccia un professore per un tweet. Io voglio sentire la signora Panucci, direttore generale della Confindustria, che dica: scusate, state sbagliando, e non far finta che la LUIS non sia da lei controllata. Vorrei vedere Francesco Boccia, il presidente, o come si chiama, Enzo Boccia, il presidente della Confindustria, che dica che stanno sbagliando, non per difendere Gervasoni, che c'è il suo lavoro, c'è il suo insegnamento. Io voglio che qualcuno di questi signori, voglio Bonometti, il presidente della Lombardia, mi sente Bonometti? Una telefonata alla LUIS la può fare alla sua amica Marcegaglia? Oppure voglio sentire i presidenti delle regioni, i giovani industriali, qualcuno che urli il fatto che Gervasoni può fare tutti i tweet che vuole e se insegna cose giuste e buone. Chiaro? Io questo vorrei. Vorrei un posto di liberali. Invece questi sono dei cagasotto, nella migliore delle ipotesi, illiberali. E fra un mese ci saremo tutti dimenticati che Gervasoni è stato cacciato via e tutti i professori saranno zitti, muti, pecore, come durante il fascismo tutti firmarono contro le leggi razziali. È esattamente la stessa cosa. I nostri professori firmarono tutti per le leggi razziali, mi sembra, tranne due in tutti i professori universitari. Figuratevi un po' voi se difendono Gervasoni. Qualcuno che è molto meno grave ovviamente di quello che è successo alle leggi razionali, ma è anche in un certo senso più grave, perché siamo tutti zitti, siamo tutti silenziosi, facciamo finta di nulla, sembriamo che sia, no, la puntura di una zanzara. Capisci, Boccia? Voglio sentirti parlare di libertà, voglio sentirti parlare di free speech, te e tutti quelli della Confindustria che finanziano quell'industria. E ci sarà mai un'azienda finanziatrice di quella Confindustria che avrà il coraggio di dire dove state andando? Non ci sarà mai. Quindi quello che io posso limitarmi a dire è a fare a tutti quanti voi questi pochi minuti di questa zuppa, che è in uno spazio di libertà che ci siamo presi e non c'è il giornale, non c'è la Confindustria, non c'è nessuno. Diffondetela, fatelo sapere, prendete anche 5 secondi di questa cosa, prendete l'intervista di Capezzone, fate sapere. E soprattutto l'ultimo, che è quello che è successo a Gervasoni, e soprattutto, cari amici e cari ragazzi che studiate alla LUIS, o cari sedicenni, diciassettenne, quei pochi che vedono questa zuppa, perché ovviamente a quest'ora si staranno divertendo, non andate e non utilizzate mai la vostra intelligenza per andare in università come la LUIS. Scappate! È meglio un'università pubblica, dichiaratamente di sinistra, in cui c'è la massima libertà anarchica, come la statale di Roma. È meglio qualsiasi tipo di esperienza universitaria che un'università di parrucconi ipocriti che fa fuori un professore per un suo tweet. Per me questa è l'unica cosa importante di oggi, tutto il resto è noia. Ciao!